Misteriosa morte di una profuga di 24 anni nell'ex base militare di Conetta. La giovane trovata a terra nei bagni, giallo sulle tempistiche, rifugiati in rivolta. Intanto a 48 ore dall'insediamento il nuovo prefetto di Venezia, Carlo Boffi, promette di fare il possibile per ridurre le presenze di migranti a Cona. Turista tedesca di rientro dai festeggiamenti di San Silvestro aggredita nell'androne di un palazzo, salvata da un residente, arrestato un 25enne di origine marocchina. Giornata di presentazione ufficiale delle nuove aziende sanitarie del veneziano dopo la riforma. A Mestre la Serenissima, San Donà, l'Ulster, del Veneto orientale. La sicurezza e il lavoro rimangono in cima alle priorità dei mestrini per il 2017, ma in diversi dicono basta fare solo richieste ai politici, anche i cittadini devono impegnarsi di più. I ringraziamenti della campionessa paralimpica Bebevio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha citata come esempio nel discorso di fine anno. Dopo 7 vittorie consecutive, battuta d'arresto al Taliercio per Romana Reyer, fermata da Sassari 71-84. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia. Dunque, come avete sentito dai titoli, una tragedia che si è consumata oggi nell'ex base militare di Conetta, dove, come sapete, sono ospitate diverse centinaia di profughi. Tra poco dovremo collegarci in diretta con Paola Gazziola, che si trova per noi all'esterno dell'ex base militare. Oggi intanto, proprio a 48 ore dall'insediamento, era intervenuto il nuovo prefetto di Venezia, che si era espresso anche sulla situazione difficilissima che si sta vivendo a Cona. Capisco il disagio della popolazione di Conetta, dove sicuramente mi recherò di persona. Tra le prime parole del nuovo prefetto di Venezia, Carlo Boffi, c'è la risposta positiva all'invito dei residenti della frazione, dove da mesi stazionano nell'ex caserma circa un migliaio di profughi. Ho parlato a lungo con il mio predecessore della questione e mi ha spiegato come fosse stata una decisione sofferta, ma l'unica possibile in quel momento. Ecco, quello che noi cercheremo di fare è di alleggerire la presenza. Quello delle migrazioni è il problema dei problemi, sostiene il nuovo prefetto, responsabile dell'emergenza per tutta la regione. Si tratta di un fenomeno biblico estremamente complesso, anche perché il nostro paese ha il problema di essere una piattaforma sul mare, quindi non si possono tecnicamente chiudere le frontiere. Non imporremo comunque nessuna soluzione senza tener conto dei sentimenti del territorio. Il prefetto svolge una funzione di leale collaborazione con le forze, con il territorio, e deve essere un sensibile interprete delle peculiarità di un territorio, sia da un punto di vista generale che da un punto di vista politico. Deve essere non soltanto dal centro al territorio stesso, ma anche far capire le peculiarità, le richieste del territorio a livello centrale. Boffi, operativo dallo scorso 30 dicembre al posto di Domenico Cuttaia, ricorda le sue origini in parte venete. Mia moglie e mio figlio sono padovani, spiega, e venire a Venezia è stato per me un ritorno in patria. Io ho un figlio di 6 anni e spero che prenderà subito lezioni di Veneto, quindi che mi parli presto in dialetto veneziano. Dunque, questo è il prefetto Carlo Boffi, che si è insediato, come detto, da 48 ore a Venezia. Noi torniamo a Conetta. Come detto, si è consumata una tragedia oggi nell'ex base militare, dove sono ospitati centinaia di profughi. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta. La ragazza si trovava a terra dentro un bagno, la vedete in queste immagini. A lanciare l'allarme è stato il marito, che non l'aveva vista tornare, quindi aveva chiesto l'intervento del personale che si trova all'interno della base perché venisse aperta la porta del bagno. Al momento però le versioni su quanto sia accaduto divergono. Secondo una prima versione, infatti, la disgrazia sarebbe avvenuta al mattino e ci sarebbe stato un ritardo nel chiamare i soccorsi. Secondo un'altra versione, quella della società che gestisce il campo, la disgrazia si sarebbe verificata attorno alle 13 e i soccorsi sono arrivati immediatamente. Le condizioni della ragazza però sono peggiorate e all'arrivo dell'auto ambulanza la 24enne era già morta. Voltiamo pagina e parliamo del Capodanno a Venezia, che ha avuto un epilogo che poteva essere drammatico per una giovane turista tedesca.
La mezzanotte è scoccata da qualche ora, il nuovo anno è caricato di buoni propositi e aspettative, ma lei, una turista di 42 anni che arriva dalla Germania, vede infranti i sogni e attese nell'androne di un palazzo a Cannareggio. La donna, in vacanza a Venezia, sta rientrando dai festeggiamenti di San Silvestro. È oramai quasi arrivata al suo alloggio, quando viene avvicinata da un giovane di origini marocchine. Lui cerca un approccio, lei non gli dà retta, ma il 25enne non molla e si fa prima insistente, poi minaccioso. La 42enne è oramai davanti al suo palazzo, lui la spinge dentro l'androne e la scaraventa a terra. Sta per consumarsi la violenza, fuori continuano i festeggiamenti. Ma un residente sta anch'esso facendo ritorno a casa, il veneziano fatica ad aprire il portone, c'è qualcosa che lo blocca, ci mette più forza e riesce così ad aprirsi lo spazio per inserire il braccio e accendere la luce. Il giovane, a terra sopra la povera vittima, a quel punto si ricompone in fretta e scappa per le scale. Da lì a poco arriveranno Suem e agenti. I sanitari trovano la 42enne molto spaventata. La polizia intanto passa a setaccio l'edificio, beccano l'aggressore nascosto nel buio dietro un muro di cinta all'ultimo piano. Il ragazzo risulterà irregolare con precedenti penali. Alle prime luci dell'alba del 1 gennaio finisce in carcere a Santa Maria Maggiore con l'accusa di violenza sessuale. Dunque l'allarme sicurezza non accenna a diminuire neanche a Capodanno e non a caso la sicurezza è una delle richieste principali anche dei mestrini per il 2017. Archiviato il 2016, gli sguardi sono già rivolti al nuovo anno, tra speranze, buoni propositi e l'augurio che il 2017 possa essere l'anno buono per risolvere una serie di problemi che da tempo attanagliano Mestre, come ad esempio la mancanza di sicurezza, una questione che nonostante l'impegno, spesso peraltro riconosciuto dai mestrini della nuova amministrazione comunale, rimane in cima alle priorità di molti. Siete poco sicuri? Sì. Come mai? Non si è tutelati abbastanza. Non si può più ancora uscire, cioè io ho due amiche e non riescono ad arrivare in centro da soli perché hanno paura ancora. Non riusciamo a capire questa faccenda, perché andiamo avanti così. La sicurezza, qui tocchiamo un piano che siamo tutti a conoscenza, viviamo un attimino con il panico in realtà. Si è fatto qualcosa in questo ultimo periodo? Secondo lei è un po' migliorata la situazione? Beh, oddio. Brugnaro è un'ottima persona, per l'amor di Dio, lasciamogli il tempo augurandoci che le promesse fatte quando è stato eletto appunto le mantenga. La seconda questione anche nel 2017 rimane quella dell'economia. Che riprendano un po' tutte le attività, soprattutto per i giovani e per i liberi professionisti, visto che io sono una libera professionista è vero che c'è un calo di attività consistente. Quando qualcuno dice che la crisi è finita, ce la siamo lasciata alle spalle, lei cosa pensa? Allora, io di carattere sono una persona positiva, comunque non ce la siamo lasciata ancora alle spalle. Una crisi che colpisce anche e soprattutto i giovani, che spesso si scontrano con la difficoltà di trovare un lavoro all'altezza delle proprie aspettative. Che mia figlia torni a casa, per esempio. Dov'è? Lavora a Londra da 2 anni, perché qua non riusciva a trovare lavoro, con lauree specialistiche a Trieste, interprete e tutto. Aveva contratti di sottopagati, tutto in nero, si è stancata là, in 3 giorni ha trovato lavoro, ben pagata e soddisfatta, però ci manca. Ma tra i desideri dei mestrini per il 2017 c'è anche una novità, una richiesta che non è rivolta alla classe politica ma a se stessi. No, che tutti si comportino un po' meglio, questo sì. Dice sta... è una cosa personale. Che ci sia un po' più di onestà da parte di tutte. La città può funzionare se le persone imparano anche a condividere, ad aiutarsi l'una con l'altra, non dobbiamo sempre solo chiedere all'amministrazione. Persone come noi fuori, insomma, viverla questa città. Io sono di Venezia, però mi fa piacere anche venire ogni tanto a Piazza Ferretno. E con il 2017 è diventata realtà la riforma della sanità veneta. Oggi è stata la giornata di presentazione delle 2 nuove ULS della provincia di Venezia. Allora andiamo subito a Mestre per la presentazione dell'azienda sanitaria Serenissima. È un ULS con 680.000 abitanti circa, abbiamo visto. È un ULS con 7.600 dipendenti. Addio ALS, benvenuta ULS 3 Serenissima. Questi i numeri principali, cui possiamo aggiungere anche i 2.347 posti letto, gli 80.000 ricoveri. L'anno inizia con la riorganizzazione della grande azienda sanitaria regionale che di fatto taglia figure dirigenziali ma poco cambierà agli occhi dei cittadini, almeno per il momento. Ma il nuovo anno parte subito con 2 sfide.
Quest'anno si punterà ancora di più sull'attività dei pronti soccorsi e sul tema delle liste di attesa. Sono due temi importantissimi. Sul fronte liste d'attesa andrà in aiuto pian piano anche la distribuzione delle visite su tutti i distretti, ovvero ex ULS 12, 13, 14, grazie anche alla progressiva messa in rete dei centri di prenotazione. I centri unici di prenotazione si stanno integrando tra di loro. Quando andrà a fare una prestazione specialistica dal distretto di Mirano Dolo all'US di Mestre, non sarà più messo in coda, come succedeva fino adesso rispetto ai cittadini di Mestre, ma sarà considerato al pari di questi. Sul fronte dell'accesso al pronto soccorso si dovranno educare i cittadini e si dovrà lavorare con i medici di medicina generale. È importante che la gente capisca di usare i servizi sociosanitari in maniera appropriata. Assistiamo ancora a troppi codici bianchi nei pronti soccorsi, che rendono più articolato il percorso di chi ha bisogno di cure urgenti. Un riassetto che qualcosina comunque farà risparmiare. La direzione unica delle aziende è una voce di risparmio, la direzione unica del Dipartimento di Prevenzione è un altro risparmio, e così dicasi per la direzione del Dipartimento di Salute Mentale, per il Dipartimento delle Dipendenze. Oltre a una nuova organizzazione sul fronte forniture e appalti. Da Mestre ci spostiamo a San Donà di Piave, dove invece è stata presentata l'azienda sanitaria del Veneto orientale. La nuova mappa della sanità del Veneto avrà solo 9 USL contro le 21 attuali. Un'azienda sociosanitaria per ogni provincia. La Veneto orientale ricalcherà i confini dell'attuale USL 10 con sede legale a San Donà di Piave. Dal 1 gennaio 2018 accorperà anche il comune di Cavallino Treporti con i suoi 15.000 abitanti. Il comune del litorale veneziano nel periodo estivo conta da solo 6 milioni di turisti che, sommati a Bibione, Caorle, Eraclea e Jesolo, arrivano ad essere 23 milioni. Di questi il 65% è di stranieri. Ciò significa, ha detto il direttore generale Carlo Bramezza nella conferenza stampa odierna, che d'estate diventiamo l'azienda sanitaria più grande d'Europa per numero di presenze turistiche. Compito nostro fondamentale, per cui è stata mantenuta, diciamo così, questa ULS nel panorama della riforma regionale, è soprattutto quello di garantire la sicurezza ai milioni di turisti che vengono nelle nostre spiagge, essendo il valore aggiunto del nostro turismo proprio la sicurezza sanitaria che noi diamo ai turisti. Col segno più anche il numero degli interventi. Nel periodo maggio-settembre la richiesta di servizi sanitari per turisti stranieri è aumentata del 12% e del 6,5% per i turisti italiani. Stiamo anche registrando un aumento di accessi ai nostri pronto soccorsi. Abbiamo un aumento, siamo oltre i 100.000 accessi all'anno, con un 2% in più rispetto all'anno precedente. Le nostre chirurgie stanno registrando un aumento di attività con oltre 13.000 interventi. Abbiamo quest'anno chiuso con 200 interventi chirurgici in più rispetto allo scorso anno. Al direttore del sociale e della funzione territoriale, Mauro Filippi, spetta l'analisi dell'attività territoriale, a iniziare dall'attivazione della centrale operativa territoriale che ha gestito la transazione protetta. Quest'anno la centrale operativa 2016 ha registrato numeri da record, oltre 3.000 utenti seguiti nel percorso dall'ospedale al territorio, oltre 1.500 seguiti dal territorio ad altre strutture. Ora parliamo della campionessa paralimpica Bebe Vio, che è stata citata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo discorso di fine anno. Oggi è intervenuta ai nostri microfoni per ringraziare il Presidente. Quando il Presidente della Repubblica l'ha nominata, lei era a cena fuori ed è subito stata tempestata di chiamate da amici e parenti. Bebe Vio, la campionessa di scherma che dopo l'oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro ha conquistato anche il cuore degli italiani con la sua voglia di vivere e la sua serenità contagiosa, ha definito Mattarella mitico presidente. Lo sapevo, non mi aveva chiamato per dirmi che mi avrebbe citata assolutamente, e quindi non sapevo niente. Ero a cena con degli amici e tutti, mia mamma mi ha detto di dirti, mia nonna mi ha detto di dirti che Mattarella è stato citato, mi hanno chiamato i miei genitori. No, sono super contenta, infatti abbiamo anche ringraziato pubblicamente perché è stato un vero piacere. La giovane campionessa in questi giorni è in prima linea su tutto il territorio regionale per promuovere le vaccinazioni in questo momento critico per i nuovi casi di meningite. Per lei il 2016 resterà l'anno della notorietà e della cena alla Casa Bianca, con tanto di selfie con il presidente Obama, ma per lei sarà soprattutto l'anno dell'oro di Rio. È stato bello fare selfie con Obama, però io sono uno sportivo, quindi la cosa che piace a me è lo sport vero, e non c'è cosa più vera di un'Olimpiade. Quanto al 2017, c'è l'orgoglio di essere un esempio per molti giovani e la voglia di una vita normale, come meritano i suoi 19 anni.
No, adesso inizio gli allenamenti con calma, ma in realtà inizio un po' di vita anche normale, forse inizio a lavorare, vado a vivere da sola, quindi tutte cose che non c'entrano niente con lo sport. Ho comunque 19 anni, quindi è giusto che faccio tutto quel che devo fare. Credo nello sport tantissimo, che penso sia una cosa stupenda, però credo che bisogna anche farsi, diciamo, una vita più normale. Ancora pochi giorni e comincerà un'autentica rivoluzione nel trasporto pubblico veneziano, Mestrino, e più in generale della città metropolitana. Vediamo. Parte dal 9 gennaio la riorganizzazione delle corse dei bus di ACTV. Non un taglio, puntualizzano dall'azienda, dal momento che gli oltre 25 milioni di chilometri percorsi annualmente rimangono gli stessi. Lo scopo della piccola rivoluzione è quello di migliorare i collegamenti con l'aeroporto e gli ospedali di Mestre, Mirano e Noale e decongestionare dal traffico le principali vie della terraferma. Vengono quindi attivate le nuove linee circolari feriali 31H e 32H per l'ospedale dell'Angelo, che sostituiscono le linee 31, 32, H1 e H2. La linea 3 subisce una parziale modifica del percorso. Passerà per via Piave per evitare la sovrapposizione con il tram e mantenere un collegamento diretto fra la stazione ferroviaria e l'ospedale dell'Angelo, in sostituzione delle linee H1 e H2. Viene poi attivata la nuova linea feriale 48H che collegherà Martellago, il Terraglio e il centro di Mestre, toccando zone finora non servite come quella di Via Gatta. La nuova linea HE collegherà invece gli ospedali di Mirano e Noale con la frequenza di una corsa all'ora. Potenziate anche le corse notturne con le linee N3, N4 e N5 lungo le direttrici rispettivamente di Via San Donà verso Favaro, Via Castellana verso Martellago e Via Milanese da Marghera a Spinea. E ora riprendiamo la notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale: la morte di una giovane profuga, una 24enne, che era alloggiata nell'ex caserma di Conetta. Siamo in collegamento telefonico con Paola Gazziola, che si trova proprio di fronte alla struttura nella quale si è verificata la tragedia. Buonasera Paola. Buonasera. Siamo a Conetta, siamo a circa 300 metri in realtà dall'ingresso dal centro d'accoglienza, polizia e carabinieri permettono di avvicinarci e in questo momento gli ospiti, ricordiamo sono oltre un migliaio, sono tutti fuori, hanno acceso dei fuochi per scaldarsi. La loro, come ci ha testimoniato proprio uno di loro, è una protesta contro le condizioni in cui versano. E tutto, almeno per questa sera, è scaturita da una tragedia, come dicevi, una tragedia un po' avvolta ancora nel giallo, anche se si sta pian piano dipanando, perché abbiamo contattato, siamo riusciti a intervistare anche il marito della ragazza, una ragazza che per la precisione di anni ne ha 26, come ci ha detto il marito, non 24, arrivata qui insieme al marito all'inizio di settembre. La ragazza è stata trovata priva di sensi in bagno dal marito. I soccorsi sono stati chiamati dagli stessi immigrati e la chiamata al SUAM è arrivata alle 12.58, quindi è arrivata una prima ambulanza, come ci hanno testimoniato alcuni residenti, e una seconda all'1.15, quindi poco dopo. La ragazza è stata intubata e portata via, portata all'ospedale, dove probabilmente lì è deceduta, pare per cause naturali. Abbiamo appunto intervistato uno degli ospiti, il marito della ragazza, che in Costa d'Avorio faceva la tecnica informatica. Era da una settimana che non si sentiva bene, problemi di raffreddamento, febbre, e appunto raccontano delle condizioni in cui vivono all'interno del campo. Dicono che non c'è l'acqua calda e quindi le donne soprattutto sono in grossa difficoltà, sono una cinquantina e tra loro, tra l'altro ci hanno raccontato, 10 aspettano un bambino. Quindi la ragazza stava già male e probabilmente oggi appunto il peggiorarsi delle condizioni. Loro lamentano... Si respira fuori dall'ex base militare, detto che i profughi stanno dimostrando, si tratta di una manifestazione pacifica o c'è tensione? Beh, la tensione c'è, le forze dell'ordine ci sono, però dobbiamo dire che non sta accadendo nulla di irreparabile. I ragazzi sono semplicemente fuori, i fuochi hanno ribadito, li hanno accesi solo per scaldarsi, le voci si sentono, vogliono farsi sentire da chi è qui, proprio a 300 metri dall'ingresso, però in forma pacifica. Ci hanno raccontato che all'interno del centro d'accoglienza in questo momento ci sono gli operatori della cooperativa e poco fa c'erano anche uomini della Digos e dei carabinieri. La situazione però dobbiamo dire, certo è di tensione, ma si sta svolgendo nella assoluta normalità e tranquillità comunque, non ci sono stati episodi violenti.
vogliono denunciare appunto la situazione precaria in cui vivono, e purtroppo tutto è scaturito dalla morte di questa giovanissima ragazza. Bene, direi, grazie, che per il momento, Paola, non c'è altro. Grazie e buon lavoro, naturalmente. Noi adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di sport, perché dopo 7 vittorie consecutive è arrivato il primo stop proprio con il nuovo anno al Taliercio per Romana Reyer. Tentativo fallito, l'Umana Reyer non riesce nell'aggancio alla prima in classifica, l'Armani resta lì sulla vetta a 2 gradini sopra e si interrompe così anche la striscia positiva in campionato. La Reyer paga le condizioni fisiche non ottimali con le quali si è presentata alla sfida con il Banco di Sardegna-Sassari vittorioso al Taliercio 71-84. Abbiamo pagato comunque tanti giocatori che entravano e giocavano e hanno giocato anche in condizioni difficili oltre a alle assenze. Non vuole essere una scusa, ma un dato di fatto. Il pubblico veneziano, che ha esaurito i 3.509 posti del Palasport, regala comunque una standing ovation, riconoscendo quanto fatto finora dagli Orogranata. La squadra del coach De Raffaele paga le precarie condizioni di molti suoi giocatori. Stasera per alcuni tratti è stata invece frenesia nel voler recuperare, quindi con grande volontà da parte dei giocatori, ma con poca attenzione a ciò che veramente poteva servire. Ci siamo, secondo me, preoccupati troppo di recuperare in fretta. La formazione sarda gioca comunque molto bene con il collettivo, 4 i giocatori in doppia cifra, e punisce con la precisione nel tiro da 3, 48%. La Reyer deve ripartire. Dobbiamo assolutamente avere la capacità di resettare, ritrovare subito degli equilibri, che questa situazione proseguirà. Appuntamento con il cinema di Rete Veneta questa sera a partire dalle 21.05. Vi proporremo la commedia romantica Insieme a Parigi con William Holden, Audrey Hepburn e Tony Curtis. Con questo per stasera da Venezia è tutto. Vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Le previsioni per domani. Nuvolosità diffusa, specie in pianura e nella prima parte della giornata, poi in allontanamento nel pomeriggio-sera. Possibili precipitazioni, più probabili e diffuse in pianura. Limite di eventuali nevicate attorno ai 700-1000 metri. Temperature senza sensibili variazioni o in lieve calo in pianura, in calo in montagna.